Presidente, le chiedo una situazione di emergenza, quali sono stati i danni? I danni tantissimi alle strade, gli smottamenti, frane, e diciamo che va ripristinata la viabilità e vanno riconsegnate alla sicurezza i luoghi che sono stati maggiormente colpiti. È una situazione che oggi, in questi giorni, oggi in particolare il tempo è stato più clemente, quindi dobbiamo fare una ricognizione complessiva e trasmettere poi alla Protezione Civile Nazionale, al Ministero, quella che è il risultato di questa ricognizione, e poi sulla base di questi dati bisogna, come abbiamo già fatto, chiedere lo stato di emergenza per mettere in mano la somma urgenza, come dicevo poc'anzi, al ripristino dei luoghi, delle infrastrutture, della viabilità e di quelle criticità che si sono evidenziate. Ecco, c'era modo per limitare i danni in qualche modo? Guardi, questa è una domanda che ricorre sempre, no? Noi abbiamo purtroppo registrato, stiamo registrando nel nostro paese delle criticità che si stanno ripetendo molto velocemente. Sicuramente la precipitazione, le precipitazioni così abbondanti in poco tempo mettono in crisi i territori. Dall'altra parte sicuramente l'approccio, soprattutto nella gestione dei fiumi, nella gestione della pulizia dell'alveo, nella gestione di alcuni aspetti che sono stati oggetto di discussione negli anni, di confronto, che hanno portato a delle norme molto restrittive, oggi possono apparire come un limite alla maggiore manutenzione e quindi alla messa in sicurezza delle valli e delle criticità che abbiamo vissuto. Credo che delle risposte sono già state date, altre dovranno essere date. È certo che quando noi siamo davanti a situazioni come quella che si è verificata nel scorso settembre nel CAD, dove in pochissimi minuti, in poche ore, sono caduti i millimetri d'acqua che normalmente cadono in sei mesi, sono degli eventi rari, straordinari, eccezionali. E quando invece vediamo delle situazioni che davanti a una pioggia che può sembrare normale ci sono delle criticità, evidentemente significa che a monte non c'è una gestione che è stata sufficientemente in grado di garantire la sicurezza. Però oggi credo che il numero di precipitazioni che sono cadute recentemente e soprattutto la quantità di acqua in un tempo ristretto è un elemento che sicuramente crea una criticità. Devo dire che nella nostra regione hanno tenuto i fiumi, è andato in crisi il reticolo inferiore, cioè quindi i fossi e quei corsi d'acqua che sono più piccoli, però i fiumi hanno tenuto bene nonostante hanno avuto in diverse fasi dei momenti di criticità e anche di allerta rossa. Dall'altra parte c'è stato anche evidenziato un tema che è quello degli smottamenti e delle frane, e che in un territorio come quello marchigiano, che è oggetto bellissimo dal punto di vista paesaggistico, ma che si proprio caratterizza per la presenza di colline che degradano dalla montagna al mare in valli strette, ecco, questo tipo di territorio è un territorio per vocazione fragile, e questi smottamenti, queste frane hanno creato problemi alla viabilità, stanno creando problemi nella viabilità secondaria del nostro entroterra, nel pesarese e nel fermano. Su questo bisogna fare un'analisi attenta di quelle che sono le criticità e vanno affrontate oggi con la somma urgenza e poi con il ripristino di tutta la viabilità. Un ringraziamento anche a tutti gli operatori che in questi giorni hanno lavorato per salvare anche delle vite. Assolutamente sì, un ringraziamento a tutta la Protezione Civile, alle forze dell'ordine, ai COC, al COR che si sono riuniti, ai sindaci che si sono impegnati, ai volontari, alla Croce Rossa, ecco, a tutti coloro che hanno dato un contributo alla messa in sicurezza di quelle famiglie che erano più toccate dalle criticità e soprattutto durante le evacuazioni, e a tutti coloro che si stanno impegnando per il ripristino dei luoghi.